Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati nella nostra cucina, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Ovviamente la chiacchiera principale, la chiacchiera quella più potente, quella più interessante, quella di Ilaria Bazzacco. Buongiorno! No, senso, sono stato carino solo perché è il mattarello. Esatto, no, l'ho fatto in via preventiva prima che continuassi questa frase, perché sicuramente appunto No, ma poi è Natale, insomma, sai, durante le feste siamo più buoni, tutto quanto, quindi vuol dire che tra poco tornerò come prima. Però insomma, vista questa tua meraviglitudine, questa tua illuminescenza, insomma il fatto che sei qua. Ok. Potresti dirci le due ricette di oggi? Intanto buongiorno a tutti, grazie per esserci anche oggi nonostante appunto il mio collega. Allora, oggi faremo due ricette fritte, perché come si sa... Soffritte e insomma durante le feste l'Italia, cioè veramente è come una sorta di tripudio di fritto. Infatti tutte le case hanno sicuramente una pentola con dell'olio che sta bollendo. Sicuro. Che poi non solo a Natale, poi quando arriva Carnevale, poi quando arriva la Pasqua. Poi mi piace tanto. Sono anche brava perché tra l'altro appunto faccio dei fritti belli asciutti. È vero. E quindi faremo dei calzoni molisani, mentre poi ci trasferiamo in Abruzzo. Ok. E andremo a fare i ceci ripieni. Ecco. Dove tu dovrai fare un bucchino. Ho dentro ogni ceccio. Come si fa a fare il ceccio? E poi con la sacca a poche devi farcirli. Senti, ma i ceci secchi, quindi bisogna anche... No, te li ho già reidratati per andare appunto meglio poi a fare il tutto. Ok, ma se tanti ceci si dice ceci, un ceccio solo, cece, che non è il diminutivo di un vostro amico che può chiamarsi Cesare. Allora, vi lasciamo pochissima pubblicità, noi ovviamente ci beviamo un buon bicchiere d'acqua e ci mettiamo in forza per partire con questa puntata di Due Chiacchiere. Ve l'abbiamo solo accennato prima, ma anche oggi faremo un giro, faremo un viaggio all'interno delle tradizioni natalizie di una regione, in questo caso. Nei giorni scorsi siamo andati all'estero, in altri paesi, però ogni tanto ci piace tornare nella bella e buona Italia e quindi andare a scoprire le singole regioni italiane quali tradizioni hanno, perché si sa che ogni nostra regione ha veramente un'unicità e un'originalità tutta tipica. Allora, questa ricetta viene dal Molise e sarà un calzone di ricotta, una calzone di ricotta fritti, poi insomma Ilenia vi ha anticipato un po' prima, però adesso andiamo nello specifico con la lista degli ingredienti. Allora, ci servono per il ripieno, partiamo dal ripieno, allora 300 g di ricotta, appunto, se no non sarebbero calzoni di ricotta, 2 tuorli d'uovo, 100 g di prosciutto crudo, 100 g di provolone, 50 g di prezzemolo, mentre per la pasta, quello sarà poi l'involucro di questi calzoni, 2 uova, 100 g di burro, 400 g di farina, un limone, olio per friggere e sale e pepe, ovviamente per aggiustare di gusto. Vedo già Ilenia che è già pronta, sta già triturando il prezzemolo. Sì, perché tu sei bravissimo e quindi voglio cercare di imitarti a tritare il prezzemolo, sei unico. È l'unica cosa che so fare. Esatto, quindi la prossima volta ti farò trovare una piantagione, sì. E poi me faccio tutte le vaschettine e ce le ho già pronte. Appunto. Allora, in realtà... è molto semplice come preparazione. Vi avviso già che io ho già preparato l'impasto fatto. Perché? Perché è semplicissimo, non ha grandi necessità di spiegazioni. Tra l'altro troverete tutti gli ingredienti sia nel sottopancia, ma anche appunto nel nostro sito e nella ricetta scritta. Ma per dare un'idea... Basta cacciare tutto dentro, impastare
avvolgere... Cioè, quindi le due uova, il burro, la farina. Il burro in che condizioni? Nel senso sciolto oppure... Freddo. Freddo, sciolto ma freddo. Ah, cubetti, ok. Se dovesse risultare in base alla tipologia di farina che utilizzate, io vi ho indicato una 000, però se utilizzate una farina meno raffinata, eventualmente aggiungete un goccino di latte, giusto per avere, poi vi farò vedere la consistenza per poterla appunto stendere. Ok, okay? Questa è la base, insomma, questa è il primo procedimento. Questa è la base. Allora, semplice, si va a mettere una dose abbondante di prosciutto, di prezzemolo. Tu già parti dal prosciutto, parti dalla ciccia proprio del piatto, insomma, quello deve essere il contorno. Il provolone. Buono. La ricotta. Buona. Io faccio sempre un grande appunto per quanto riguarda la ricotta: è importantissimo che sia bella asciutta, non deve essere la classica ricotta salata, quindi grattugiabile, però una ricotta appunto bella, non cremosa, non quelle creme di ricotta oppure ricotta con panna, che a volte in tante preparazioni controllate sull'etichetta se la ricotta contiene panna oppure no, perché ci sono anche quelle, quindi non che non sia buona assolutamente, no. Non è adatta a questa ricetta, esatto. Sono diverse. Quindi la ricotta, vado a metterla qui dentro. Così? E questo è un piatto per me, perché così fai finito. Un castelletto di ingredienti, lo porto in tavola, esatto. Arrangiatevi, un pezzo di pane tostato è fatta. Due tuorli. E adesso vado a tritare il prosciutto, in questo caso prosciutto crudo. Se lo trovate a fette lo fate più sottile, se no utilizzate i classici cubetti di prosciutto crudo. Se no andate dal vostro salumiere, vi fate tagliare una fetta più grossa, spessa, di 2-3 mm e riuscite a fare la famosa dadolata di Ilenia Bazzacco. Io vado a raccontare invece un po' di tradizioni, perché parliamo appunto del Molise e parliamo di varie tradizioni diverse, per esempio l'andocciata, ok? Che detta così uno viene in mente che cosa? La doccia, quindi ad Agnone, in provincia di Isernia, secondo Ilenia Bazzacco c'è questa sfilata di indocce, cioè tutti escono da casa con la cornetta della doccia. Scusa, cos'è l'indocciata? L'indocciata, ovvero sono torce, è un insieme di torce, le indocce sono delle torce fatte con legno di abete o con fasci di ginestre secche che vengono incendiate, tutte le persone ovviamente fanno questa grande sfilata in strada con queste torce accese, quindi diventa un enorme fiume di fuoco bellissimo nel centro della cittadina. Mentre se noi andiamo in provincia di Campobasso, a Oratino, si tiene la faglia, che a differenza dell'andocciata, dove sono tantissime torce, le indocce che si uniscono in un unico fiume di luce, insomma, di fiaccole di fuoco, qui c'è solo un grande cero invece, fatto di canne secche, alto circa 13 metri, che viene trasportato a spalla dall'ingresso del paese fino alla chiesa madre e viene trasportato sempre da circa 40 persone. Quindi voglio dire, una cosa un po' come i ceri di Gubbio, no? Per capirsi, che vengono tutti sollevati, però in questo caso è una torcia meravigliosa. Questa mi piace molto. Sì. Poi invece c'è un'altra tradizione, questa potrebbe essere molto bella, soprattutto in questo periodo storico in cui si mandano facilmente, grazie alla connessione internet, si mandano WhatsApp, si mandano SMS, cartoline via mail, tutto quanto. A Gamba Tesa, in provincia di Campobasso, il 31 dicembre gli auguri si portano a casa. Quindi vengono consegnati a casa grazie a, diciamo così, usando dei canti improvvisati, personalizzati, che anche con molta ironia, diciamo così, a ogni singolo destinatario. Quindi si arriva, magari in gruppo, si creano questi messaggi, li si canta e ovviamente si portano gli auguri. Valgono solo quelli ovviamente casa per casa. Immaginate il folklore all'interno di un paese di media grandezza in cui ci si conosce più o meno tutti, l'idea di saper trovare fuori ovviamente la battuta, il riferimento per ognuno. Quindi questa è una cosa molto carina, molto ironica. No, mi piace questa cosa. Mi piace tantissimo, anche a me, piace moltissimo anche a me, veramente molto molto bello. E poi ovviamente non si canta solo, ma ci sono anche strumenti musicali tra i più particolari, ricavati, che ne so, da oggetti di uso comune piuttosto che improvvisati. Diventa un grande momento di allegria, oltre che insomma di buon augurio per l'anno che sta arrivando.
Però bisognerebbe, secondo me, ritornare un po' tutti a queste tradizioni, perché adesso col discorso, come dicevi tu, degli SMS te la cavi con invia rubrica, cioè fai tin 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 e tante volte appunto... sì, è vero, è vero. È poco personale. Sai, secondo me c'è anche il fatto che molte... mentre nei paesi prima comunque le conoscenze erano più ridotte rispetto adesso, che social, tutto quanto ci permettono di rimanere in contatto con tantissime persone nello stesso momento, ovviamente c'era una conoscenza più approfondita, interpersonale, quindi magari si sapevano di più i difetti delle persone e magari si aveva anche un po' più di coraggio nel riderci sopra, ecco, questa cosa molto bella. Però con gli amici fatelo, secondo me è una cosa molto bella, essere un augurio personalizzato. Passi, un po' piacere. Passi da me? Passo da te assolutamente. Non oso immaginare cosa mi canterai. Quello è bello, è la sorpresa, però comunque te ne farò una registrazione così potrai ascoltarla. Aiuto! A casa, durante la riunione di famiglia. Sì, sì. Allora, stiamo stendendo, che bella sottile. Allora, va tirata sottile. In questo modo, adesso la mettiamo in questo senso, ci procuriamo... Scusami una cosa, che io mi sono perso, hai mescolato normalmente tutti gli ingredienti, la ricotta, sì, i tuorli, sì, d'uovo? Sì. Prezzemolo e prosciutto. Quindi lì hai messo solo due tuorli, però non l'uovo intero? No, solo due tuorli, okay. Ricotta, provolone, prosciutto crudo e prezzemolo. Perfetto. E la ricotta. Senza sale o pepe, niente? No, perché abbiamo già comunque un ripieno, insomma, il provolone e anche il prosciutto crudo, una ricotta che non ha bisogno assolutamente, e tu lo sai perché l'hai mangiata. Buonissima, buonissima. E adesso si fanno questi calzoni, si va a mettere un po' di ripieno, un po'. Un po'. Insomma, perché? Voglio, finché ce ne sta, finché è pieno, no? Se si chiama ripieno. Appunto. Adesso io intanto ne faccio due. Poi sai, anche queste, io dico sempre che ci sono 300.000 varianti probabilmente nel Molise di questa ricetta, perché anche tra province, oltre che magari tradizione familiare, e quindi sarebbe carino se ci sono delle persone del Molise che ci seguono, magari, certo, e li hanno mangiati oppure li hanno preparati. Allora io sto facendo una perché cosa, perché poi molte persone hanno parenti magari, no? È quello, oppure no? Si sono spostati all'interno del territorio italiano per lavoro, per amore, e quindi portano con sé tutte le tradizioni. Quindi se qualcuno sta ascoltando veramente e ha delle correzioni da fare o comunque una versione una personale variante di questa ricetta, mandatecela duechiacchiere@telepadova.tv e potete, insomma, condividetela con noi. Noi ovviamente riproveremo a farla in trasmissione. Ah, così proprio, okay, come a se calzone, fosse un raviolone. A calzone proprio. Allora si fa uscire bene tutta l'aria, sì. Si schiaccia, si compatta un po', anche in questo caso, così. E poi si va a fare la forma del raviolo. Comunque, se volete sapere altre tradizioni culinarie legate al Molise, vi do qualche altro nome di piatto che si prepara in questo periodo dell'anno, ma comunque in genere. C'è la pizza di Franz in brodo caldo, che sono pezzettini di pizza a base di uova, parmigiano grattugiato e prezzemolo, tutto fatto al forno. Poi la zuppa di cardi, il baccalà al forno con la verza, i macaron kiuk, ok, e poi c'è il baccalà arracanato, che vuol buono dire che è con la mollica di pane, aglio, prezzemolo, origano, uva passa, pinoli e noci. E poi ovviamente con prezzemolo, uva passa, è una cosa allucinante. E poi ci sono dei dolci golosissimi che sono i calciuni, che sono a base di farina, vino, rum, castagne lessate, cioccolato, miele, mandorle, cedro candito, cannella, uova e vaniglia. Meraviglioso. Un'esplosione di gusto veramente che fa veramente festa, fa poi la vacanza, l'idea della meraviglia. Ci piace. Si tuffano. Allora, io dico sempre che ben vengano le classiche mete che noi tutti conosciamo, la Campania, insomma la Puglia, la Calabria, però
per dire, per un po', bel po' purtroppo di tempo, anche per esempio, che ne so, la Basilicata non era una regione super gettonata per le nostre vacanze, eppure poi grazie anche a Matera e tutto è stata scoperta in maniera del tutto inaspettata. Stessa cosa, facciamolo anche con queste piccole regioni che magari, io come ti dicevo prima, è un po' come il settimo nano che non ci ricordiamo mai del Molise, purtroppo. Sì, c'era questa battuta che si diceva: il Molise tutti sanno che esiste ma nessuno sa dov'è. Perché esatto. Effettivamente quando si studiava anche da piccoli la geografia, il Molise, esatto. Però in realtà bellissima Campobasso, Isernia, sono dei paesaggi meravigliosi. Tra l'altro è una regione vicina... sia al mare da una parte che dall'altra, quindi è un crogiolo di tantissime culture, veramente molto bello. Cosa dici, ne faccio qualcuno in più? Sì, vuol dire siamo in tanti qui, lo sai. Io devo friggere per tutti allora. Allora tu friggi, nel frattempo noi andiamo a sentire dalla voce della dottoressa Silvia Marconi quali sono i suoi consigli per una corretta alimentazione. Parliamo di mangiare bene. Ovviamente quando si tratta di mangiare bene o di alimentarsi nel modo corretto, ritorno a trovarci la dottoressa Ciao. Silvia Marconi. Allora, Silvia, è vero che per mangiare ci vuole buon gusto, ci vuole appetito, ma quanto conta la testa? Guarda, la testa conta tantissimo, tantissimo. Infatti dico, quando mangi, mettici la testa, ma non nel piatto. Siamo della serie livello 18. No, è un nuovo approccio che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. Si chiama mindful eating, cioè mangia con la testa presente, piena. E viene un po' da un approccio di meditazione che si chiama mindfulness, quindi mente conscia, mente piena, che abbiamo un po' preso dalla meditazione orientale, dal buddismo zen, e che è una tecnica che permette di essere concentrati sul presente, vivere il momento, avere la testa nella quotidianità, nell'atto che magari stai portando a termine, nel non focalizzare l'attenzione su quello che verrà o su quello che è stato, ma vivere il presente a pieno. E hanno visto che questo riesce a migliorare la tecnica di concentrazione, a ridurre anche stati di ansia, a migliorare l'empatia e quindi i rapporti con le persone. Quindi è un percorso che ha dei vantaggi, è una pratica che comunque insomma richiede un certo impegno. Certo. E questa pratica è stata trasferita all'atto del mangiare. Perché? Perché sempre più spesso capita che quando noi mangiamo lo facciamo in maniera automatica, non ci rendiamo conto né di quello che stiamo facendo, né di quello che abbiamo ingerito, introdotto, non ne sentiamo a volte nemmeno il sapore, non ci rendiamo conto anche della quantità. E a volte questo momento diventa quasi uno sfogo a un momento di ansia, di nervosismo, di insoddisfazione, e hanno visto che non essere presenti porta anche a essere meno soddisfatti di quello che abbiamo mangiato, perché comunque è come se non lo registrassimo e non ci dà tutta questa soddisfazione, e quindi poi magari dopo un'ora siamo portati a cercare qualcos'altro. Invece, piano piano, spegnere tutte le distrazioni, quindi via il telefonino, cerchiamo di spegnere la televisione, cerchiamo di guardare quello che abbiamo davanti, perché il pasto inizia con lo sguardo, guardiamo quello che abbiamo, annusiamo, sentiamo il profumo, portiamolo alla bocca, sentiamo temperatura, consistenza, sapore, mastichiamo, pensiamo a quello che stiamo facendo, insomma, senza diventare certo. ossessionati, però questo intanto ci porta a mangiare meno, ci porta ad essere più soddisfatti, e piano piano hanno visto che ci porta a ricercare cibi sempre più salutari, e questo ha delle ricadute sul peso in primis, dove tu magari intraprendi un percorso senza delle limitazioni, ma proprio con un lavoro di attenzione, di dare valore a questo momento che comunque è un momento con cui ci confrontiamo almeno 3 volte al giorno. Si può dire che sia una scoperta? Una scoperta del gusto. Quante volte veramente ingurgitiamo, magari non mastichiamo neanche correttamente, o non mastichiamo proprio, e poi con delle ricadute che magari insomma su cui potremmo discutere un'altra certo. volta, e che comunque ci porta nel tempo ad avere problemi di digestione, problemi di peso,
E quindi veramente metterci la testa nel piatto, nel momento in cui mangiamo, ci dà più soddisfazione e ci regala più salute anche costruiremo un film tutto nostro in quel momento lì, senza distrarci con altre cose. Grazie mille per questo prezioso consiglio. Noi torniamo in cucina, ma non vi preoccupate, torneremo alla prossima puntata. Eccolo lì, l'ultimo che stiamo... Eccolo lì, perché ovviamente durante questo tempo ne abbiamo fatti degli altri. Eccolo lì. Quindi lo facciamo asciugare nella carta fritti e poi il... non fare così, perché tu ti senti tutti i profumi da lì. Perché tu no, da lì. No, vabbè, ma arrivano un po' così, un po' ridotti rispetto a quelli che si possono sentire sopra i fornelli. Ok. Vedi che bello asciutto il fritto, cioè proprio... Sono brava. Perché poi il fritto va, giustamente va scelta la temperatura giusta dell'olio e poi va asciugato bene. Asciugato bene. È importante anche quello. Ah, beh, è importantissimo. Questo è bruttino, cosa dici? Lo metto lo stesso? No, guarda, l'ho adotto io, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, no, lascialo che è buono buono. Ne ho già fatti due da parte. Come li hai fatti due da parte? Ah, quelli che erano proprio quelli che magari sono brutti, si sono aperti o altre cose. Facciamoli vedere. Facciamoli vedere gli esperimenti. Perché io non volevo dirlo che si erano aperti, ma siccome ho voluto fare a tutti i costi due ravioli, vero Leo? Sì. E questo è il risultato. Beh, può capitare, ma sono belli anche così, però posso dire una che ne ha fatto cozza. Però sono belli anche così, a meno che il ripieno non prenda tanto unto. Così. Allora, più che altro sai cosa? Noi abbiamo la fortuna che questo ripieno è abbastanza asciutto e quindi non c'è neanche il rischio che frigga o che si sprigioni, insomma, che la classica esplosione, esatto. Toccherà assaggiarli. Vabbè, però comunque, insomma, se capita, si mangiano lo stesso. Andiamo a sentire l'opinione per quanto riguarda il vino dei nostri amici sommelier di Est Veneto. Wow! Buongiorno, bentornato. Ciao, Graziano. Grazie allora, mille. Calzoni molisani, con ricotta, col caciocavallo, col prosciutto crudo. Ecco, andiamo più un po' a nord rispetto al Molise e andiamo nelle Marche, prendendo quello che è fra i due verdicchi, quello un po' più, fra virgolette, maschio, quello un po' più strutturato, più spallato rispetto al verdicchio di Castellisi. Il verdicchio di Matelica esprime un po' più di potenza dal punto di vista strutturale, forse un po' meno eleganza dal punto di vista dei profumi e degli aromi. E quindi qui abbiamo cercato quella che è la spinta, la struttura, la spalla, perché abbiamo il prosciutto crudo, abbiamo la ricotta, la componente grassa, abbiamo la componente di succulenza indotta dal prosciutto, quindi abbiamo bisogno di un po' più di massa in bocca. Anche il colore ci fa subito capire che siamo di fronte a un vino bianco che ha comunque struttura, questo giallo paglierino bello intenso con qualche filatura dorata che lo circonda. Il naso comunque è fruttato e anche floreale, note leggermente agrumate ma soprattutto di frutta matura, poi che ricordano soprattutto il melone. In bocca ecco la struttura, lo spessore, la grande morbidezza di questo vino sorretta comunque da una mineralità importante che contraddistingue proprio il verdicchio di Matelica, che è un vino che ha una tenuta anche importante negli anni, vino che può durare tranquillamente 5-6 8 anni, a seconda poi quelle che sono le scelte del produttore, in questo caso una data particolarmente indicata da abbinare al stupendo piatto che tu hai preparato. Il calzone che insomma si accompagnano bene entrambi, ecco. Grazie, ci vediamo per la prossima ricetta, noi ci rivediamo in studio. Comincia
comincia la seconda parte di Due Chiacchiere in Cucina e soprattutto avremo l'occasione, prima di tutto, di andare in Abruzzo a scoprire quelle che sono le tradizioni natalizie di questa meravigliosa regione d'Italia, ma soprattutto andremo a scoprire il grande enigma, come fare un ceci ripieno. Allora, cioè sono talmente piccoli, ce lo svelerai Lenia. Nel frattempo andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono per sviluppare, per preparare questa meravigliosa ricetta. Allora, ceci ripieni, io a volte voglio quei ceci ripieni. Allora, per la sfoglia, perché ovviamente andremo a friggere anche questa ricetta, ci serviranno 500 g di farina 00, un bicchiere di vino bianco, dobbiamo capire se berlo durante la preparazione o usarlo in quel caso ricetta, un bicchiere di olio di girasole, un cucchiaio di zucchero e olio ovviamente per friggere. Per il ripieno serviranno 125 g di ceci lessati, della cannella in polvere, 25 g di cacao amaro, 50 g di gocce di cioccolato fondente, 30 g di uvetta, poi miele, un cucchiaio di zucchero, scorza di limone e scorza d'arancia. Quindi profumata questa ricetta, ma soprattutto, cara Ilenia, come li facciamo ripieni i ceci? Cioè, voglio dire, qua c'è il mini simino. Allora, dovete sapere che praticamente prima di iniziare la puntata, Leonardo mi ha chiesto come riempire, com'era questa ricetta. Io ho raccontato la favola che dovrò riempire ogni singolo cece con una sacca poche, ma era una bufala. Quindi non è vero che andavano sbucciati tutti quanti. Cioè addirittura, ma vi rendete conto che mi ha detto ti prego potresti sbucciarmi cece per cece? Invece no. No, semplicemente vediamo se ci arrivano, ma intanto mi metto qua, fa parte del ripieno. Ah, okay? Quindi ceci in ripieno. No, però sì, la ricetta è ceci ripieni. Va bene, ok. Ecco, partita già col momento rock and roll. Cosa stai frullando, i ceci? Sì. Che io ovviamente ho sistema pelato a uno. A cosa stavi pensando? Mi raccomando, se lo dovete fare, fatelo direttamente nell'acqua bollente, perché è più comodo, più facile. No, non fate quello che vi stiamo dicendo, assolutamente. Allora, frullateli dopo averli lessati. Bravo, giusto? Lessati, cioè naturalmente prima vanno ammollati per una notte intera e dopo vanno lessati. Quindi c'è un doppio procedimento. Però per velocizzare, perché si sa che durante le festività ci sono tantissime cose da fare, sì. Potete utilizzare anche quelli già precotti volendo. L'importante, la cosa fondamentale è che vengano ben sciacquati. Ok, vado a scolare, scusami, l'uvetta sì. Che ho messo ad ammollare nell'acqua, non nell'acqua, in questo caso nell'acqua. Senti, ma il bicchiere di vino bianco lo beviamo o lo... È qui dentro, perché altrimenti ti avrei detto due bicchieri d'acqua, di vino. Quindi una per la ricetta e una per la degustazione. Già che l'hai detto, per preparare la pasta, insomma lo diciamo dopo, insomma, il procedimento. Allora, semplicissimo, si va a impastare la farina, quindi 500 g di farina 00, il bicchiere di vino bianco, l'olio e il cucchiaio di zucchero. Ok, tutto insieme, tutto insieme. Così, nel metodo classico, poi si impasta. Esatto, io ho fatto già sciogliere il cioccolato fondente, quindi cerchiamo ho detto prima goccia di cioccolato, però va bene anche la tavoletta. Certo che sia. Basta che sia fondente. Tanto sicuramente di cioccolato, insomma, in casa c'è sempre. Ce n'è. Allora, mentre tu adesso continui a legare tutto questo, hai bisogno di dirmi altre cose? Che sei molto carino. Ecco, a parte queste fandonie andiamo direttamente in Abruzzo, perché ci sono veramente un sacco di tradizioni anche in questa regione italiana, come dicevamo prima. Allora andiamo in provincia di Chieti, precisamente a Lanciano, dove il Natale inizia in realtà un pelo in anticipo, ma appena, perché di solito c'è la vigilia di Natale, poi il giorno di Natale. Qui invece i festeggiamenti cominciano l'antivigilia, cioè il 23 di dicembre, con questa tradizione che porta il nome di squilla. Allora, cosa succede? No, mi aspettavo come che mi dicessi squilla, pensavo mi dicessi che ne so, tutti si attaccano al telefono e fanno gli scherzi, queste cose era qua. Era scontato, però ci hai pensato. Allora, un'usanza molto sentita tra i frentani, comunque il frentani era proprio il primo popolo del IV secolo avanti Cristo che ha popolato ha occupato quella parte d'Italia, quindi è rimasto questo nome antico della popolazione.
Quindi i frentani cosa fanno? Nel pomeriggio del 23 partecipano ad una processione che parte da Piazza Plebiscito e raggiunge la chiesetta delle Iconicelle, come fece proprio, è una rievocazione, come fece l'arcivescovo Paolo Tasso nel 1607, rievocando la, idealmente quello che era il percorso, il tragitto fatto da Maria e Giuseppe, ovviamente per spostarsi e andare a trovare insomma, la grotta a Betlemme. Alle 19 rientrano in chiesa e quindi cominciano a suonare le campane e in quel momento iniziano veramente i festeggiamenti, ufficialmente i festeggiamenti religiosi e anche tradizionali del Natale. Quindi ci si può scambiare gli auguri, si possono scambiare i regali, ufficialmente comincia il Natale, quindi questa cosa molto carina, la squilla, non trovi? Molto. Tutti insieme, una processione, un modo proprio per condividere tutto. Si ritrova in Abruzzo, anche in Abruzzo, il rito del ceppo. Sapete che anche in paesi stranieri si fa, anche nel nord Europa, questa pratica, praticamente quella di mettere un ceppo grande nel camino che dovrà bruciare ininterrottamente per tutto il periodo delle feste natalizie, per tutti, alcuni addirittura fino all'Epifania, per altri insomma si fermano al giorno dopo Natale. Tutti si riuniscono insieme, un modo, cioè, come simbolo, la luce, il calore, per tenere unita tutta la famiglia. Ma in Abruzzo c'è questa filastrocca che va detta, ovvero, lo dice il capofamiglia, che dice: si rallegri il ceppo, domani è il giorno del pane. Ogni grazia di Dio entri in questa casa, le donne facciano i figlioli, le capre caprette, le pecore agnelletti, abbondi il grano e la farina e si riempia la conca di vino. Quindi buon augurio per... ovviamente era il raccolto per l'allevamento del bestiame, però insomma questo era un augurio di prosperità e di abbondanza per tutti quanti. Mi piace un sacco sta cosa. Noi, ti ho detto, dobbiamo fare un viaggio e andiamo a festeggiare il Natale su ogni, quando si potrà, sì, su ogni paesetto che noi magari abbiamo parlato, cioè così. Tutti quanti, tutti lì. Abbiamo già i prossimi 200 anni impegnati, quindi siamo tranquilli, non dobbiamo neanche pianificare. Siamo Comincia sereni. Tu dai, vai. Allora, se vuoi mi faccio accompagnare dagli zampognari, perché in Abruzzo ci sarà anche la coppia dei zampognari che scende dal gran sasso e vanno fino alla Maiella intonando le musiche popolari, quindi ci sono a coppie, si muovono, bellissima questa cosa. Spieghiamo questa, allora, questa vedi sfoglia. Come, prima di tutto ti faccio vedere il ripieno, quindi secondo me è buonissimo da mangiare anche così. Adesso non vorrei assaggiarlo. No, assolutamente non si può. No, più che altro, no, perché poi non riesco più a... Si alterano le dosi. Esatto. Allora, io adesso come al solito vado a dividere l'impasto per andare bene poi a stenderlo. Ah, quindi entriamo nel frazionacco, il nostro manuale di matematica, geometria di Lania Bazzacco, quindi se non sapete bene le frazioni è così. Aspetta. Com'è? In quanti quarti? È un terzo, quindi dovete prendere due quarti, convincerli che sono un terzo, cambiare. Vabbè. Guarda, per una volta che mi sono confusa, adesso cioè, è diventato una cosa ormai così. Ormai hai copyright, voglio dire, ormai l'hai scritto quel libro, esatto. Quindi il frazionacco sotto l'albero anche quest'anno. Che stupidino che sei. Non si prendono in giro, che in matematica andavo bene. Allora. Sì, Andavi bene. Scusa. Va bene, no, che va bene, Mattarello no, vai. Allora vado a stendere, ecco, mi hai distratto e adesso ho rovinato l'impasto. Ma l'impasto è elastico e quindi si stende. Bravo. Allora, perché mi dirai, vai ad aggiungere, sono queste domande così spontanee che non ti vengono manco proprio, no. Perché metti il vino all'interno di un impasto che ti ho già spiegato? Allora, Ilenia, siccome non ricordo quando mi spiegasti questa cosa, coniugato anche. Perché io ho aggiunto il vino all'impasto? Perché è un po' come i grostoli, sì? In Veneto, perché non fa assorbire l'olio in cottura, la parte alcolica, capisci? Ah, ok. Non ti ricordavi, vero? No, semplicemente non riuscivo a comunicare tanto entusiasmo, vai. Però questa è una cosa utile, vero? Tu lo vuoi mangiare dopo questa cosa qua buona? Sì, lo farò. Ecco. Allora, facciamo come prima. Cioè dei calzoncini che poi vanno deliziosamente fritti. Ok. E questo impasto andrà all'interno
e poi si frigge e poi si mangia. Sai che stavo pensando che il mattarello credo sia stato uno degli strumenti educativi per tantissime generazioni. Come si riusciva a convincere le persone solo alzando il mattarello? Secondo me invece... O il battipanni. Ah, ecco quello. Quello di Vimini, mi sembra che fosse, cioè... Io penso che mia mamma, cioè adesso, ma perché lo lanciava? Lei non, è leggero, efficace non, sì, e leggero. Non mi picchiava, lo lanciava. Ma perché era solo l'idea, ovviamente non l'idea, c'era. L'idea, certo. C'era oddio, delle volte magari violento. Si te beccava, però vuol dire che te l'hai rimeritato. Allora, vado a inserire, io ho un'acquolina in bocca perché dopo il salato veramente ci sta perfettamente. Quindi questo. Diventeranno, come dicevamo prima, dei ravioloni, dei questi calzoni. Un po' più piccolini, tesoro. Ah, ravioloni, va bene. Allora, vado a alzare la temperatura dell'olio, che deve essere sempre comunque bello caldo, però non deve bruciare, perché la pasta deve cuocere anche all'interno. Ti dirò, in questo caso noi non abbiamo un composto che ha bisogno di cottura. Quindi non abbiamo uova o altro, però insomma è bene che sia... Insomma, quindi la frittura serve solo per dare quella, la croccantezza e la cottura della pasta. La cottura della pasta, quindi sì. Pochissimo tempo. Pochissimo tempo, l'importante è appunto che non sia troppo caldo. E si fa, troppo si freddo. Fa sempre la prova nel bastoncino del pezzettino di impasto all'interno, se galleggia. Poi la particolarità di questo ripieno è che in teoria, sì, quando sono cotte si girano da soli questi mini calzoncini e vengono a galla immediatamente. Cioè si girano... Come le frittelle, hai presente le frittelle sì, girano? Ecco, ma non ti preoccupare che adesso quando arriverà anche il carnevale faremo grandissime ricette con il fritto. Ah, ok, quindi non vi preoccupate, voi a casa, noi da gennaio partiamo con le insalatine, con tutte queste cose, credete. Cioè non ci crediamo neanche noi. Allora io volevo darvi un consiglio, se durante il periodo di Natale, insomma, se siete vicino, abitate lì, non l'avete mai visto, insomma, si sa che non ci si può spostare più di tanto, però se avete la possibilità di visitare anche negli anni prossimi il famoso presepe di Rivisondoli, che è una cittadina in provincia dell'Aquila, che è diventato ormai una consuetudine, si tiene da più di 60 anni, tanto che ormai se si dice Rivisondoli si dice presepe, proprio ormai ha identificato il paese con... proprio viene rievocata la natività all'interno di una grotta, un'atmosfera veramente magica, molto bella, e la fedeltà proprio diciamo così, all'evento sacro che si va a ricordare ogni volta ogni anno. Allora, noi ci siamo Natale. Quasi con l'olio. Quante cose belle abbiamo in Italia. Beh, che non conosciamo. Quindi facciamo libera tutti. Veramente dobbiamo. Sai cos'è divertente anche da far fare questi con i bambini? Perché loro ci possono preparare le palline di questo impasto. Sì. E noi poi basterà metterle all'interno e friggere. Che poi credo che il rapporto con queste preparazioni che abbiamo avuto più o meno da piccoli tutti, perché nonna, mamma così l'hanno fatta, è proprio quello di chiudere queste preparazioni. È una cosa meravigliosa. Allora andiamo, ci fermiamo per un attimo, solo per un attimo, ma torniamo ovviamente per mostrarvi la conclusione di questa ricetta. Allora, dopo mi sono un attimo vendicato del fatto che mi hanno preso in giro sui ceci ripieni, è il momento di vederli conclusi, ovviamente fritti, buoni e nel piatto. Allora, però vedo che hai fatto anche qualcosa di diverso. Con un ritaglio di pasta provato, dopo lo assaggio io. Perché voglio capire se sì, con questo tipo di pasta si possa fare magari anche tipo le chiacchiere i galani. Ecco. E quindi faremo anche le chiacchiere. Perfetto, quindi le due chiacchiere le hai fatte in cucina. Prova a assaggiarlo subito. Voglio l'assaggio in diretta. Anche perché non sa mentire Ilenia, quindi capiremo subito se ha avuto un'idea. Naturalmente la mia nutrizionista non è collegata da casa. No, beh, ma un pezzettino, su. Perché tu ce la fai? Inutile che tergiversi con questa spolverata di zucchero a velo. Dai. Questa è una cosa che faccio per l'umanità,
silenzio. Com'è? Buono, allora questo potrebbe essere un altro utilizzo della pasta se non, cioè, finite il ripieno prima della pasta e quindi siamo a posto. Adesso invece diamo la linea ai nostri amici sommelier di Ice Veneto come sempre per avere la loro opinione su quale vino sia perfetto da abbinare a questo piatto. Buoni. Solo tu li mangi. Allora, qui abbiamo dei ceci ripieni che insomma non sono proprio ripieni come ho fatto credere a Leonardo, e questa frittella, questo calzoncino ripieno con i ceci. E pensa che io invece pensavo proprio ad un vino che fosse anche un premio al lavoro improbo fatto da Leo per riempire tutti i ceci, quindi ormai la scelta è stata fatta e rimaniamo sul vino che è stato scelto, non glielo diciamo. Abbiamo scelto uno dei grandissimi vini da dessert italiani, siamo con un Marsala di un'azienda storica, il Marsala in Italia è Florio, e in particolare questo Donna Franca è un blend di Marsala, affinato naturalmente con Alberto Solera, è un blend con Marsala dei 15 ai 30 anni, quindi un insieme di varie annate di Marsala Soleras dai 15 ai 30 anni, dicevo. E qui cerchiamo proprio quello spunto, quell'aromaticità, quella struttura e l'alcol che servono per andare a legare assieme alle note del cioccolato e poi la nota anche leggermente untuosa data dalla frittura, quindi questo alcol che può aiutarci a pulire e a rendere ancora più armonica la bocca attraverso un giusto equilibrio fra alcol, profumi, struttura, come andremo adesso a sentire in bocca. Vedi com'è bello ambra il colore, questo ambra scuro, un ambra domenicano. Il naso di fichsicchi, uva passita, dattero. Una bocca dove l'alcol è ben integrato, grande lunghezza, grande morbidezza, naturalmente data dalla struttura e dall'alcol, e una grande piacevolezza. Cioccolato in abbinamento, è perfetto. Che poesia sentirti, proprio. Grazie, ti ringrazio. Mi lasci la bottiglia dopo? Assolutamente no. Grazie, era un modo appunto. Ci rivediamo in cucina. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Siamo stati un po' in Molise, un po' in Abruzzo, abbiamo scoperto le loro tradizioni natalizie o alcune delle loro tradizioni natalizie. Mentre tu mostri queste meravigliose piatti che abbiamo presentato oggi, volevo aggiungerti quello che può essere il menù di Natale. Allora, solo alcuni suggerimenti se volete andare a cercarli, riproporli sono anche a casa questi piatti. Allora, uno è il brodo di cardone con le pallottine. Buonissima. Che è una preparazione che dura diversi giorni, tra l'altro, e poi cambia in base a varie tradizioni familiari. Poi si mangia moltissimo il baccalà, quindi insomma, credo che un po' in tutta Italia ci sia la cultura del baccalà. Poi c'è il parrozzo, che è il dolce per eccellenza, insomma, del Made in Abruzzo, che è nato nel 1920 come imitazione del pane rozzo preparato dai contadini con farina di gran turco. E tra l'altro molto amato da D'Annunzio, lo fece assaggiare anche a D'Annunzio questo piatto, questo pasticcere che lo inventò, che era Luigi D'Amico. E poi i calzonetti, che si preparano qualche giorno prima e spesso vengono utilizzati come pensiero da regalare. Io ci aggiungerei anche le pallotte cacio e ova. Ah. Una roba grande proprio. Sì, sì. Ma cacio nel senso del formaggio? Sì, praticamente viene grattugiato. E ova nel senso delle uova? Quindi l'impasto, vi do qualche suggerimento per quanto riguarda queste due ricette. Potete fare tranquillamente il giorno prima anche i due impasti, anche i ripieni potete farlo il giorno prima. E poi nel momento appunto di convivialità, sì, potete tranquillamente friggere, cioè confezionare e poi friggere. Ok, sei pronta per comprare anche una vocale? Va bene, Ilenia Bazzacco, come prego, sempre. Mandate la vostra candidatura, perché da gennaio, dicembre o il 30 dicembre. Di febbraio inizieremo il nuovo casting per il nuovo conduttore. Ma non è vero, una bufala. Quindi stavolta bello,
simpatico e competente, vi prego. Eccolo qua uno. Queste sono le tre caratteristiche che avete già trovato, cari amiche e cari amici, a parte tutto. E se volete rivedere le nostre ricette potete andare sui nostri social, su Instagram, su Facebook, su YouTube, seguite il nostro sito. Se volete mettervi in contatto con noi e suggerirci un'idea, che ne so, di ricetta oppure una vostra variazione di queste ricette, scrivetemi che vi do il numero di telefono di Leonardo, così lo tartassate. Io rispondo sempre: due chiacchiere @trepadova.tv. Ciao a tutti, ciao. Buone feste.